La materia prima per la produzione dei mattoni è l'argilla, la cui caratteristica fondamentale è la plasticità. Una volta imbevuta d'acqua, si può modellare in varie forme, che si mantengono dopo l'essiccazione. I giacimenti di argilla si presentano a strati, che possono raggiungere alcune decine di metri e che si distinguono per plasticità, colore e densità. L'argilla viene estratta grazie all'uso di pale meccaniche che scavano gli strati a diverse altezze. Quindi viene stoccata per la stagionatura, che dura circa 6 mesi. L'argilla proveniente dalla cava è generalmente compatta e secca. Per questo motivo, appena giunge nello stabilimento, viene posta su nastri trasportatori per essere sminuzzata. Viene quindi trasferita nei silos, dove consegue un ulteriore grado di maturazione. Ultimata la maturazione, l'argilla viene pulita dalle impurità rimanenti, come sassi e radici, e viene amalgamata con l'acqua al fine di ottenere un impasto omogeneo. L'argilla raffinata è quindi trasferita nella mattoniera, dove grazie all'aggiunta di una piccola percentuale di acqua viene spinta con una forte pressione attraverso una trafila. Una taglierina provvede al taglio dell'impasto secondo lunghezze predeterminate. Il prodotto ottenuto è quindi pronto per l'essiccamento. L'essiccamento è eseguito in una serie di tunnel in cui l'aria calda è tenuta in movimento da grandi ventilatori. All'interno dei tunnel, i carrelli con l'impasto trafilato scorrono controcorrente rispetto al flusso dell'aria calda. Questo processo dura circa 34 ore, il tempo necessario perché l'impasto perda tutta l'acqua in eccesso. All'uscita dell'essiccatoio, i mattoni vengono spostati nel forno, che è costituito da un tunnel lungo un centinaio di metri, in cui resteranno per circa 26 ore. Al suo interno, i mattoni sono portati gradualmente a una temperatura di 850 gradi centigradi. Infine, si procede all'imballaggio e all'eventuale stoccaggio prima della spedizione.